Salve a tutti e benvenuti in live. Eccomi qui, oggi siamo su Transport Fever 2. Eccoci qua. Ecco qui Transport Fever 2 e come avete visto, ieri avevamo iniziato, questa volta abbiamo iniziato a fare le stazioni della metropolitana sospesa, quelle diciamo in superficie, in mezzo alla città. Ecco qua, l'avevamo collegata ed è venuto fuori questo fino a qui. Ecco qui ho concluso con un'altra fermata. Non so come voglio fare questo, però è sbagliatissimo. Infatti. Perfetto. Ci devo mettere questo qui. Perché se no altrimenti la linea qua. 9. Perfetto, così fa il giro della rotonda. Abbiamo fatto partire da qua. Per adesso un po' fuori città. Su questo binario. Così torna indietro qui. Poi sale sul ponte, qui, passa in mezzo alla città. Ho cercato di tenere tutto uniforme, abbastanza uniforme il ponte, fare un po' di curve belle, uniformi. Poi arriva qui, arriva. C'è la fermata con la strada pedonale qui sopra la stradina. Passa sopra l'altra ferrovia, però per terra, il treno regionale urbano per terra qui. Qui poi il treno. Già c'è un po' di gente a bordo, vedo che già funziona un po'. Chiude, parte. Sono trenini abbastanza piccoli, quindi. Parte e va fino alla prossima fermata che è molto vicina. Ok, qui. Vedo già viene usata sta linea. Ecco qua. Poi parte di nuovo, ma dritta, proprio dritto dritto, vi fate un ponte proprio perfetto che non fa nessuno giù. E arriva qui alla prossima fermata. Poi qui arriva, inizia, il ponte inizia sempre a andare, inizia a calare un po' leggermente. Fino a qui diventa terra, tutta in superficie, e poi va qui che c'è la fermata, in superficie qui, e poi pian piano entra sulla, arriva sulla terra e arriva alla fermata qua giù, che è il capolinea. Perfetto, adesso magari regoliamo un po' il terreno. Perfetto. Tutto qui è abbastanza grande, però ci sta nella stazione, giusto giusto.
Anche questa qui dovrà, adesso vedremo se allungarla da qualche parte, magari se la città si espande, se no per adesso si ferma qui così. Tanto rivoliamo pure qui un po'. Veloce un po', non è molto dritto, però vabbè. Come avete notato, ho messo dei binari del tram, infatti faremo anche una linea tranviaria. Partirà da qua, passa per la stazione questa qui, infatti risolviamo un attimo. Ah, mi sa che c'è un collegamento proprio qua, però volevo vedere un attimo passaggio che bau. No, non si può mettere niente. No, niente, vabbè, comunque sembrerebbe essere collegata comunque alle stazioni, quindi a posto. La gente scende e poi può interscambiarsi con altre zone. Poi piano cresceranno le case, qui sarà il tram che passa nella corsia, diciamo, fatta apposta, vedi, bus, 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 si chiama, però passano anche i camion. Qui, poi può arrivare fino a qua e poi terminare la propria corsa girando, si torna indietro. Una linea breve che per la nuova parte di città che crescerà qui. E poi vedremo se farne un'altra da un'altra parte, da questa, qui così, magari. Però per adesso siamo solo qua. Devo creare la zona dei depositi, vero, di auto e di tram, di camion e di tram, in modo che il deposito l'ho messo qua, quello delle macchine, però sì, ci sta, però devo fare una zona apposita per i depositi, per di sotto in zona industriale, tipo qui dovrebbe essere. Qua come va? Stanno avanti? Sì. Sul treno poca gente. Lo usano in pochi questo treno qua sottoterra. Quello da terra così. Perfetto. Vabbè, il tram possiamo metterlo qua al deposito di tram, qui vicino, questa zona qui. Tanto è solo questo l'edificio. Magari lo metto qui di fianco. Ecco qua, magari qua ci mettiamo un po' di alberi per adesso.
po' di vegetazione qui. Questa zona dell'autostazione, mettiamo un po' di vegetazione, un po' di parchi qua. Va, perfetto. Quindi creiamo la linea tranviaria qua. C'è già, cazzo. Perfetto, ma non c'è nessun tram sopra. Quindi compriamo il tram. Io direi, oh, ci sono pure i filobus se volessimo un giorno. Diciamo come tram possiamo mettere, prendere per adesso magari queste qua. Niente di troppo vecchio, non è una linea, chissà quanto non sia vecchia da fare. Però potremmo prenderci questi qua, i due WAG. Prendiamo quelli verdi così. Ne prendiamo 5 per ora. E mettiamo sulla tram 1. Tram di media grandezza, non né troppo grandi né troppo piccoli, tre casse. Va bene, vanno bene. Perfetto. Poi se vediamo qua sotto c'è questa. Ci sta, dai. Andrà fino all'altro capolinea questo. E ora si gira qui nella al capolinea. E poi parte di nuovo. Bene, qua su c'è il treno che continua a girare.
Questo dei bazooka magnet qui, vedete. Sono dei tipo di magneti. Ciao Totò. Tu da quanto è che non gioca a sto gioco, Totò? Bene, bene. Oh, qui arriva gente. Qua c'è tanta gente, allora aspetta. È vero, Zanzara, funziona, eh? Portano su giù roba, qui dai. Qua è così pieno. Perfetto, qua funziona tutto. Qui arriva, c'è l'attesa. Sarà sul pieno. E poi arriva su questo, esatto. E qua produce, produce, produce. Un po' inquina un po' inquina, giusto poco. Inquina giusto giusto un pochettino, eh. Questi altri vanno sempre su piedi, perfetto.
Arriva sempre, ottimo. Produce sempre con fedele. Però guarda qua. Vediamo se, se funziona tutto bene. Ok, ora si attacca. E scarica. Esatto, sta scaricando e carica, perfetto. Pieno. Qua l'attesa com'è? Va. Non ce n'è tanta, dai. Sì, dai. Facciamo così, che ricolleghiamo questo qui. Con questa fabbrica qui. Tac e tac. Qua. Ah, qua. Ed è il camion merci 9. Lo metto per toglierlo proprio.
Ecco qua, tolto. Siamo gli sgoccioli qua col carbone, eh? Cazzarola. Bisogna stare attenti qua che finisce veloce. Adesso si riempie qua col treno. Ciao Sara. Ah, non so se è basso l'audio. Teoricamente quello di gioco dici. Sì, quello di gioco è basso, perché non voglio neanche io averlo sparato nelle orecchie fortissimo, cioè. Adesso vedete lo alzo, però, cioè. Ho abbassato io l'audio di gioco. Ora è un po' più alto. Qui è un poco carbone, eh. È un problema qua, allora lo portiamo da qui anche. No, non anche da lì c'è. Vabbè, lo portiamo da qui. Ho tutti i terminal occupati qua. Lo portiamo da qui. Perfetto, qui. Nuova linea qui, qui. Perfetto, camion merci 10. Perfetto. E il deposito è qua. Usiamo questi sempre 5, 6. Camion merci 10. Ottimo, inizia a produrre. E qua finiamo il carbone in fretta. Guarda che questo qui arriva a botta 300 a botta. Però qua ne abbiamo un po' troppi pochi qua. Mi sa che dobbiamo aumentare un po' di più. Potrei fare una stazione qui su adesso. Sempre merci qua. A 260 metri per adesso. 260 metri per ora. In cui porto altro carbone. Toto, tu sto gioco ci stai più giocando? Stai giocando ancora sto gioco a Totò?
Perché è bello per rilassarsi così, per giocare, fare quello che si vuole. Mi sa che vado in guerra. Mi hai detto ieri che ti sei preso con questo gioco, quel gioco là. Perfetto. Da qua, acqua del treno merci 15. Grazie, Location Games, grazie mille per il ride. Grazie mille. Copybook 24, grazie per il follow. Ciao Ale. Ciao Location, certo che vi ha permesso, benvenuti. Ciao Copybook24, ciao, grazie per il follow. Grazie a tutti, grazie Location Games per il follow, per il ride. Perfetto. Sono 300 euro. Stacca, stacca, stacca. Vediamo un po' qua. Lo so, lo so. Compriamo. Grazie, buon pranzo, Erz. Buon pranzo anche a te. Ci vediamo. Grazie ancora per il ride. Nike blu oltremare, grazie per essere passato, buon pranzo, ci vediamo. Ah, beh, sì, immaginavo, si parte loro. Quando sei arrivato, quando ha fatto il ride. Bene, grazie per essere stato, ci vediamo. Perfetto. Ora non c'è più nulla da fare perché tanto qua produce, arriva, si muove roba. Ora c'è qui poco. Ora arrivano di più, sì. Che adesso con nuovi camion che ho messo riesce a trasportare di più qua. Vediamo se qua inizia a funzionare. Sì, funziona benissimo pure qui. E qua la barca pure deve portare la roba.
Arriva giù il ferro. Oh, funziona tutto alla perfezione qua. Qui si inizia a riempire sempre tanto. Qua anche bello, vedo che sta producendo un bel po', ottimo. Bene, ora torniamo giù in città che dobbiamo fare cosa ho detto nel titolo. Infatti, la zona aeroportuale. Qua è tutto a posto? Sì, perfetto. La zona aeroportuale bisogna fare. Come avete visto, ho fatto questo trenino qui che parte da qua, che arriva fino a là, e ho intenzione di prolungarlo in modo da poterlo portare fino all'aeroporto come trasporto per arrivare fino a lì. Qui continua a vendere qui. Sempre più roba. Perfetto. Alexa, spegni il ventilatore. Che sentire poi ricosa la gola. Comunque, qua devo fare una bella stazione. Tu segue. Pregherò per te, Totò, pregherò per te. Volevo fare una stazione di quelle sollevate. Però non so se metterò questa o questa qua. Teoricamente sta qui dovrebbe avere anche. Cioè, sì, sto esagerando perché è fatta enorme, però. Cioè. Non hai pali, cioè, ma. Vabbè, io metto questa come prima. La mettiamo lunga, 160 metri, tanto. Siamo vicini alla città, quindi i treni passeranno molto frequentemente. Io non penso che l'aeroporto sarà chissà quanto. Ah, oddio qua. Facciamo solo 4 binari per ora o 3. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 binari. Va bene, sì, dai. Nulla di esagerato. Laghicchia un pochettino quando costruisco cose grandi. Perfetto, ecco qua. Perfetto, è collegato qui sotto. Qui abbiamo l'autostrada, anche la strada da portare da qua fino alla città. Qua possiamo collegare qui. Perfetto. Adesso si costruisce quando finisce l'autosalvataggio. Perfetto. Ho appiattito tutta la zona, in modo da fare una bella zona aeroportuale, che venga tutta per bene. Poi dovremo sistemare anche un po' perché è un po' troppo ripido qua, vedete. Comunque, i binari sono stati fatti, dobbiamo collegarli magari da qua a là. L'AESE. Con un binario da 100 km/h perché una linea metropolitana non va molto veloce, quindi.
E poi scendiamo sempre di più per arrivare fino a qui, dove ci attacchiamo e torniamo su poi. Perfetto, così. Poi qui facciamo terra. E terra qua. E poi visto che il binario di transito lo useremo, chi lo sa, boh, lo mettiamo qua. Segnale. 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 Poi qui mettiamo lo scambio. Perfetto, la linea può essere prolungata da qua a là. Quindi, Caprabella, grazie per il follow. Aspetta qua. 2. Ok, e 12 diventa questa qua. Che complicato. Solo che il terminal del 13 e del 2 è il 2 qui. Allora, là. Perfetto, così deve essere. Vediamo se si ferma o si è salvato. Sì, si è salvato, mi sa. Perfetto. E niente, aperto di là. No, è tornato indietro. Ancora non si è salvato. Per ora funziona tutto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, e poi torna indietro. Perfetto. Ora però dobbiamo creare l'aeroporto secondario, se no che senso ha creare un aeroporto se non hai un altro aeroporto. Quindi andiamo qua giù in fondo, dove creeremo l'altro aeroporto, qua. C'è una comunicazione. Qual è che è il problema? Dio mio. Perfetto, ora funziona. Dai. Qua su in cima che c'è un altro aeroporto. Uno proprio piccolino, qua proprio giusto, proprio piccolo e magari facciamo un altro qua giù. Per queste due città, che è un po' più grande, magari. Proprio questa città che è boh, non è nulla qua. Tanto colleghiamo così provvisoriamente. Poi oggi ci concentriamo su quella giù. Oggi, ancora un quarto d'ora. E poi dopo ci concentreremo sulle altre.
Anche qui, magari qui facciamo un po' più piccola la strada. Tutto provvisorio questo, non vi preoccupate, giusto per avere un collegamento. Anche qua l'autobus che metterò è proprio tutto provvisorio, cioè metto proprio una fermata giusta giusta così. E una qui per collegare l'aeroporto con la città. Stessa cosa tra questa e quella. Provvisorio 1, vediamo così. Punto provvisorio 1. Poi nuova linea. Da qua a qua. Punto provvisorio 3. Perfetto. Poi ora invece facciamo la linea quella dell'aeroporto. Da qua a laggiù. Perfetto. E facciamo aereo 01. Degenhao Usertal Wellingshof. Perfetto, e poi facciamo da qui a qui giù. Aereo Wellingshof Neustadt. Neustadt è un'altra città, però vabbè. Perfetto. Così abbiamo le due linee d'aereo. Adesso sono le linee aeree. Qua è passato di livello? No, ancora no. Qui giù adesso tiriamo fuori gli aerei e li mettiamo sulla linea. Passeggeri. Prendiamo questi, possiamo scegliere due listi qua. Ah, adesso ne prendiamo uno, anzi, sì, due, uno e uno, cioè. L'autosalvataggio, prendiamo due. Uno lo mettiamo sulla linea aereo 1 e l'altro sull'aereo 2. Perfetto. Tanto questo è collegato con quello. Il treno dovrebbe portare qualcuno, teoricamente. Vediamo. Ok, va avanti. Ci mettiamo anche qualche magari magnete per portare persone qui giù. Magari qui.
qui e qui, ecco, ci vediamo che magnete. Tanto la zona sarà bella grossa, cioè qui. Guarda che qui non c'è manco un palo qua sotto, cioè veramente preoccupante, però. Sotto la stazione passa le due strade. Qui è scesa la persona, no, ancora sei rimasta su. Vabbè. Sì, ma cambiamo i termini o sono uguali? Ok, sono. Perché non va questo? Ma c'è. Questa funziona, vedi? La blu no, perché? Oh mio Dio, non possono. Capito. L'aeroporto non può stare così, messo in questa posizione. Devo spostarlo in così. È troppo grande, aspetta. Mi sa che è troppo grande l'aereo. Oh, Dio mio, perché ci sono sti problemi qui ora? Il problema è qua, il problema allora. Uno. No, poi vedi che riesce a partire. E due qui. No. Allora è l'aeroporto. Vediamo se mettendo un aeroporto più grande ci sta. Ok. Tac. E tac. Oh, ora va. Ma che problema c'è tra il piccolo? Cioè, che problema c'è qua? Ah, capito. Allora, capito, allora, dai. Ne mettiamo uno più piccolo.
Vediamo, questo qui è piccolino, no? Come era prima, no? Dovevamo far così, esatto. Però possiamo mettere anche più piccolo qui, no? Quelli proprio piccoli piccoli ci possono stare qua. Capito, allora no, non possiamo mettere questo, dobbiamo mettere forza quello grande allora. Se quello grande qua ha un po' troppo poco spazio, dobbiamo mettere un po' più in qua. Quindi tiriamo la strada fin qui. Provvisoria, tutto provvisorio. Giù la mettiamo, quindi linea che io vedo qua di tutto, solo questo di qui la. Ok, perfetto. E poi c'è quello da aerei. Perfetto, risolto il problema. Quindi tiriamo fuori quest'altro aereo. E lo mettiamo su questo qua. Le ore termine sono separate, giusto? Perfetto. Guarda che vecchi che sono intatti ora i vagoni qui. Bene, bene, qui, ok, perfetto. Zona aeroportuale. Dobbiamo creare il terminal per gli autobus, la fermata per gli autobus anche. Una bella grande. Può essere questa. Con l'erba e tutto, oppure un'altra. Vediamo un po' cosa abbiamo. Ah, bene, voglio mettere un bel parcheggio. Questi dopo, no, no, troppo grande. L'unica cosa che è quella lì, perché sta qua non la vedo. Ah sì, la vedo ora. Potremmo mettere questa qui come fermata. Qua sotto. Potremmo mettere questa qua. Sarebbe un po' troppo adesso così sotto, ecco.
Fasten. Potrebbe anche starci, qua, cioè, così. Terminal già questo, 6 terminal, minchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di qua poi possiamo fare una cosa così. Non fare tipo cose un po' più quadrate così, cioè. E poi possiamo metterci i parcheggi qua su, qua giù. Un parcheggio qui giù. E un bel parcheggio qua, così all'incontrario. Sono tipo strapesanti, però vabbè. Pesano stratanto, pesano questi parcheggi. Tiro ancora un po' perché sennò non riusciamo a fare questa qua con la strada. E qua concludiamo. Ancora un po' dritto. E qua concludiamo la nostra strada a due corsie. Porta è più basso del resto, ma vabbè. Sì. Ora andiamo avanti di qua. Possiamo metterci anche un bel benzinaio, se possiamo. Che cos'è? Ah, con cosa per cibo? Ma possiamo anche mettere questo, magari qui vicino ai parcheggi, così. Perché no? Tac. Ma gli asset... non trovavo cosa... ma... Cosa mettere come asset? Un bel Superman McDonald's. Si fa concorrenza a questo qua così.
Vediamo se troviamo qualcosa. Palazzo, potevo mettere anche qui. Qua. Non c'entra molto, però può c'entrare in realtà, sì. Guarda qua che bello. Ok. Si sta popolando. Che complesso industriale ci poteva anche stare nella zona aeroportuale, tipo qui. Tac, così tipo. Qua mettere tutto il. Così, ecco qua.
Ci mettiamo qualcosa come asset ora. Magari qualche autobus così tipo parcheggiato. E ora ci mettiamo qua. Tipo un muro, cosa che c'ho. Muro, porca miseria, dei muri, di mio. Niente, solo queste barriere qua. Ok. Cosa caos? Ciao, caos. Va bene, lasciamo così. Non ho il clownfish.
Perfetto, vedo tutto messi. Adesso vediamo se funziona come si va. Oddio, ma questi sono tre, questi tre sono fermi qui da una vita. Bene. Il nostro locomotivo che arriva. Sono gli 80, oh mio Dio. Allora, sostituiamo subito entrambi i treni con quella. Perfetto. Ora funzionerà tutto qua. Produce lentamente. Ma boh. Qua giù questa non cresciare di livello, no. Perfetto. Ok, vediamo qua. Ecco qua, funziona l'aereo, perfetto. Funzionano gli aerei, ottimo.
gli autobus come vanno? Portano persone? Sì, le portano e come? Perfetto, qua giù anche. Eh certo. Ottimo. Vabbè, ragazzi, io per oggi concludo qui la live. Vi ringrazio per essere stati qui con me. L'aeroporto funziona, la zona aeroportuale è fatta ancora. Bisogna finirla del tutto. Io vi saluto. Quindi salviamo. Perfetto, stiamo salvando. Ma quanto ci mette a salvare ultimamente? Molte cose da caricare. Perfetto. Quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me. Noi ci vediamo in un'altra live, forse su GTA 5 stasera, chi lo sa. GTA 5 RP, vedremo. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per seguire le repliche di tutte le live che faccio e anche di seguirmi su Discord nel mio canale, nel mio diciamo server Discord. Vi ringrazio tutti per essere qui con me e ci vediamo alla prossima. Ciao!